Per la tutta, ecco. Perché gli artisti contemporanei non ce la, non sono costanti, non ce la mettono tutta. Ma chi? Sui morti? Tutti quelli che hanno fatto, hanno dato la loro, hanno fatto storia. Certo che l'hanno messo Ah, tutta. Non per questo hanno dato a ognuno di loro cioè i defunti, un'immagine. i defunti praticamente, i Il defunti. riconoscimento Sì. sembra strano. Il riconoscimento sembra strano. Noi Sempre. lo vogliamo questo riconoscimento. Ti arriva alla tua insaputa, tu lavori, lavori, ricerca, alla fine vieni riconosciuto. Con meraviglia E che tua, cosa di stai un emergere? qualcosa che tu hai dato, che a volte non lo sai nemmeno Non lo te sai manco stesso, tu. non lo sai nemmeno te Manco stesso. tu lo Sembra sai. strano, ma è Oggi hai così fatto un'opera complicato. d'arte e tu non Quindi lo sai. dire a una persona che cosa devi fare, io che cosa devo fare per essere riconosciuto, nessuno te lo saprà dire. Devi cercare, lavorare e lanciare, sono dei messaggi. Alla fine questo messaggio, così per incanto, viene captato e viene portato su, portato alla luce, portato. Allora tu diventi grande. Ma è difficile per uno, diciamo così, anche come te, anche per le stesse. Dice, ma è possibile che l'arte è questa? L'arte è questa, l'arte critica, l'arte dei grandi. L'arte che facciamo noi è quell'arte, l'arte che, diciamo così, Diciamo che lavoriamo, non studiamo. facciamo arte noi, ecco, diciamo, però la cerchiamo. La Non la cerchiamo. cerchiamo, l'arte è ricerca, dicevo prima, la cerchiamo. Lanciamo dei Si cerca, messaggi e chissà si se un cerca domani. un nuovo modo di rappresentare la realtà, un nuovo modo di impaginare una tela, un nuovo modo. Niente, è la ricerca. È una ricerca. Il giornalista che pubblica sui quotidiani giornalmente deve fare un articolo nuovo, ogni giorno fa un articolo nuovo. E così l'artista ogni giorno deve dire qualcosa di nuovo. Se se ne accorge che si ripete, si ferma. Riprende subito Ma quando. per il giornalista è molto più semplice, deve semplicemente, vabbè, Beh, diciamo. deve essere così, ma di solito non lo fanno, devono soltanto riportare i veri Beh, vabbè, loro giornalisti. sono vincolati Devono solo riportare. se sono pure Mentre vincolati. l'artista invece no, non deve riportare, può anche, Lanciare può messaggio. anche sì, riportare, ma ricreare quello che Sì, il riporta. giornalista è vincolato, è condizionato, Condizionato. molto condizionato. Proprio la pittura è qualcosa di stupendo, qualcosa di straordinario. Tu sei libero di fare tu quello che vuoi, tutto, puoi fare tutto. Bisogna avere alla base il disegno, la grammatica, la causa fondamentale, il colore, la prospettiva. Ecco, quindi. L'arte è fatta di contenuto, forma, colore. Se si uniscono queste tre componenti, uno riesce a fare arte. Ma forma. Giuseppe, Picasso ha. ogni tanto bisogna fermarlo. Giuseppe. Picasso ha innovato l'arte con rivoluzione alla forma. Con la forma ha fatto arte. La rivoluzione, ragazzi, è venuta con la forma, con un occhio qui e l'altro qui, che nessuno l'ha capito. Ci vogliono 3 secoli per capire Picasso. 3 secoli ci vogliono per capire Picasso, non è Non facile. ce la facciamo noi. Io qualche cosetto ho capito, qualche cosetto ho capito io. Lui è Per partito dai dire, classici per poi arrivare. quante persone si possono avvicinare a un quadro di Picasso quando vedono un occhio qua e un altro qua, dice questo mostro cos'è? Ci vuole il competente. Solo il competente. Ma certo, ci Sì, vuole il la competente. massa Solo non lo il competente. capisce. Va bene, ma lo La massa sprovveduto non lo non arriva a capisce. capire certe cose. Ma quello che conta non è il competente, è la massa. Ma la massa, siamo lì, siamo arrivati. E la massa non è È la voce di culturalmente. Dio la massa. La voce di Dio la massa. Non ci siamo. Qui parliamo da due fronti diversi. Sì, Abbiamo la due fronti cultura diversi. nostra. Rispetto a loro è ben Loro, lui è diversa. siriano. Loro hanno una cultura dove c'è un messaggio, dove c'è luce, dove c'è tutto, dove c'è la religione che prevale. La nostra Anche nella invece pittura andiamo prevale. purtroppo in un individualismo nostro, ci Sì. estraniamo dalla religione, ci estraniamo da queste qua, per poi Il microfono, andare in un qualcosa di folle, qualcosa di sì. grande. Sì.
ma che se noi ci riscontriamo con la loro cultura non c'è dialogo. Sì, non sì, c'è. Io sono, potrei sbagliarmi, ma so, sì, è proprio questo. No, diciamo, non, ecco, forse è sbagliato dire non c'è, c'è diciamo dialogo, come... ma c'è diversità. Dialogo sì, ma diversità. Sì, ma c'è diversità, perché è come dire la nostra religione è la loro. Loro hanno il loro mondo, come noi abbiamo il nostro mondo. Però noi non possiamo poi a un certo punto scontrarci, ci dobbiamo comprendere. Ma a questo punto, oggi come oggi, non c'è scontro anche da un punto di vista religioso. C'è ecumenismo, quindi... anche lì non c'è scontro, per dire così, ma sì, in realtà sono, abbiamo culture diverse, quindi scusami ti fermo un po' così. Marisa, prima mentre parlava Giuseppe, Paolo Alessandro ha detto l'arte è il dominio. Secondo te l'arte ti domina o sei tu artista che domini lei e la veicoli? Ma credo che siano tutte e due le cose, perché ci sono dei momenti in cui io vengo sopraffatta da quello che voglio fare e altri invece che praticamente decido io. Poi se la miglior cosa sia dominarlo o esserne dominati non lo so. Comunque mi succedono tutti e due i casi. Quindi essere dominate e dominare? Sì, come nel caso di cui prima parlavo di quei famosi sogni che poi... devo assolutamente fare quel quadro che ho sognato, perché altrimenti sto male. Non sto male, quindi in quel caso è lei che ti domina. Sì. Gli altri invece magari vorrei fare delle forme, poi alla fine ne vengono fuori delle altre perché ho deciso che devo fare in quel modo. Allora credo che in quel caso sia io a dominare quello che deve venire fuori, insomma. E comunque, ritornando sempre a quel discorso di quel famoso sogno, il fatto che lo vedevo attraverso un computer, questo quadro con tutti i colori, quindi molto freddo, in realtà poi i miei quadri potranno essere brutti volendo, ma non freddo. Ci riesco a mettere tante di quelle altre cose che a me fanno molto effetto, a qualcun altro pure, e non si ferma lì, sul quadrato. Non si ferma sul quadrato, e all'interno, circoscritto, sì, della cornice. È una cosa molto più profonda, poi probabilmente... non viene capita da tutti, non lo so. Io la vedo. Non so se gli altri riescono a leggere questo messaggio. È importante che, che il quadro di un artista venga per forza condiviso, se piace all'artista. A me sinceramente non importa molto. Certo, sentirmi fare dei complimenti, cioè, piace a tutti, sia il massimo. E ne ricevo tante, a dire il vero, e spesso mi sento dire anche complimenti, finalmente qualcosa di nuovo. Ora non so il loro punto di vista qual è, e comunque quando vedo l'indifferenza mi sento male. Ma non perché non giudicano bene il mio quadro, vedo proprio l'indifferenza totale in certi casi. Cioè apatia proprio. Sì, sì, ma... vabbè, ma chi si comporta... ah, nei tuoi confronti. Non ho soltanto nei miei confronti, perché ho avuto modo di... anche a Piazza Umberto a Bari, e vedevi la gente che passava, cioè tu potevi essere un treno, potevi essere una statua d'oro, potevi essere qualsiasi cosa, non ti ignorava completamente. Ma penso che a quel punto quella gente ignorava se stessa, perché corriva. Sì, vabbè, sicuramente c'era qualche... Purtroppo esatto, no, perché io penso che tutti quanti corriamo troppo, non sappiamo dove andiamo perché corriamo troppo, e non guardiamo più nulla. Sì, è probabile. Neanche noi stessi. È probabile. Comunque il fatto di non... se in un quadro mio non piace a qualcuno, a me non interessa, cioè deve piacere a me. Quindi non sopporti l'indifferenza nei confronti dell'arte. La cosa che mi fa male è soltanto l'indifferenza. Poi io capisco che ci sono persone che possono dire... Tieni il microfono. È brutto, mi sembra pure giusto, io non voglio giudicare come vuole. Ecco, se possiamo... No, lasci l'altro, sì. È normale, è giusto che le persone abbiano dei gusti differenti. Che non piaccia non succede nulla, anche perché magari non può piacerne uno, ma ne può piacere un altro. Deisa, no, non mi fa male. Deisa, è per te. L'arte ti domina o è lei che ti domina? Io vengo guidato dal spirito. Non vengo...
Vengo guidato dallo spirito, non vengo guidato dalla carne. Perciò le mie opere sono tutti messaggi di vita, non sono, diciamo, messaggi per me, per tutti. Io mi sento realizzato quando mi sento di fare una cosa con amore e con lo spirito. Quando vedo il pubblico contento mi sento appagato, utile, mi sento, diciamo, pagato e mi dà il coraggio di andare sempre avanti. Quando si fermano davanti alle mie opere, mi danno la forza di andare avanti. E questa è la ricerca, di andare sempre avanti. Invece quando si fermano e non senza comincio a essere più mortificato, non riesco a esprimere, fanno bloccare quello che c'è dentro. E quando succede questo, scusami? Quando succede, per esempio, tanti fatti, tante cose che non sono belli, affocano il benessere che c'è dentro, affocano la luce, il dono di Dio. Allora, le persone devono esprimere tutto quello che hanno dentro. E non bisogna mai criticare nessuno, perché quando si comincia a criticare, si comincia a affocare il benessere di ognuno di noi, perché noi tutti abbiamo il benessere, siamo tutti creatura di Dio, siamo tutti uguali, non c'è uno più dall'altro. Io mi sono abbassato di scendere nella piazza, nella strada, perché io sono piccolo. E voglio essere piccolo, e sempre piccolo. La gente che fa diventare le persone grandi, la loro voce, il loro modo di parlare, però io sono sempre piccolo. È così. Quanto è importante, ora stavamo parlando di arte, nella tua vita la religione. Ma per me la religione è una cosa fondamentale. Senza quello spirito che ti guida, che tu devi dare sempre spazio a quel spirito che ti guida, ti senti vuota, nulla. La vita non ha nessun senso di viverla senza il Signore, senza la luce, senza l'amore, senza i colori, che uno esprime l'amore, la pittura, che i colori, no? E allora tutto un insieme di poesie. E per Giuseppe Tengolo la religione che importanza ha nella vita? Dunque, la religione per me, devo prendere in prestito a un grande uomo quando disse essere o non essere. Questo è il dilemma. Non lo so. Io credo, nella misura in cui credo, forse sono più credente io che quella persona che va tutti i giorni in chiesa. Ama il prossimo come te stesso, non ammazzare, sono le cose più importanti. Noi siamo 10 comandamenti adesso. No, dico cose importanti, non ammazzare. Quindi mi sento forse sbagliato a dire sono un cristiano a modo mio, ma così. Ecco, sei un credente o un credente a metà strada tra il credo e non credo? Per convinzione no, non sono. Per convinzione no, forse ci sto arrivando, ma spero. Io ho avuto molti colloqui con persone, con gesuiti, e bene, loro quando arrivano a mistero si fermano, di fronte al quale non sanno il mistero, e quindi... Per convinzione proprio no. Ma forse per loro non è un mistero. Loro sentono e vedono qualcosa. Come un artista crede e vede attraverso la sua opera qualcosa. Ma va bene, bisogna accettare. C'è questo fatto di non voler, di non essere pronto ad accettare, ecco. Non sono d'accordo. Ripeto, forse maturerà, forse... La conversione arriverà, maturerà,
non lo so, adesso non lo so. Adesso sono scettico, come devo dire, ecco, non ancora così. E vado a messa ogni tanto, così, insomma. Per convenzione? No, così, non per convenzione. No, per convenzione. Ah, per tanto convenzione, per... ho capito. Ma così si va a messa, così. Ma non per convenzione, ecco. E quindi... La mia domanda comunque non era casuale. Sì, era... Ho fatto le domande a te. È azaista, perché siete proprio diversi in questo, sì. Ecco, la pensate totalmente in modo diverso, sì. E quindi è la religione che gli diversifica proprio, sì, tu hai sì. un tuo credo di sì, vita, lui sì. ha un altro credo. Sì, sì, io ho apprezzato quello che ha detto e sono convintissimo di quello che ha detto azaista, non siamo niente, siamo dei moscerini, siamo sì. noi, siamo tutti uguali. Ma su questo punto giusto, siamo... sono tutti uguali, siamo chi più intelligente, chi meno intelligente, ma siamo tutti no, uguali. No, io penso che siamo tutti intelligenti, però c'è chi la sfrutta e chi non la sfrutta. Eh no, è tutto qui, c'è, è tutto qui, è tutto qui. Cioè, io dico sempre che la fame aguzza l'ingegno, perché? Amate la vara fortuna. Perché queste personalità vengono fuori a sud? E, beh, uno dei tanti casi, per esempio, che si sono verificati, Renato Guttuso, nato a Palermo, poi man mano è salito a Roma, ha incontrato Melli, ha incontrato un altro grande pittore, come si chiama, Fausto Pirandello a Roma, alla Scuola Romana, ha incontrato poi Pericle Fazzini, quello che ha fatto quel grande lavoro nella Sala Nervia a Roma, sì. E quindi ha incontrato grandi uomini e quindi e si è messo un poco, ma è cresciuto un poco perché Guttuso era portato, conosceva il mestiere, forte disegnatore, Guttuso è stato un forte disegnatore, è stato un bravo pittore, è stato, ma non un genio però, è stato diciamo che spalleggiato pure dal PC, perché il PC l'ha portato su e noi purtroppo non abbiamo padrini, non abbiamo nessuno, dobbiamo andare avanti con le nostre forze, con la nostra intelligenza, con le nostre capacità. Che ce n'è molto al sud, eh? Ce n'è molto al sud. Sì. Marisa, prego, il microfono. Volevo dire che probabilmente ho delle speranze perché anch'io sono nata a Palermo e anch'io sono andata a Roma, ci ho vissuto 15 anni. Purtroppo non ho incontrato nessun personaggio illustre, però non mettiamo limiti alla provvidenza. Certo, chi lo sa, prima o poi verrà fuori. Chissà. Quindi, ecco, parlando di Guttuso, per esempio, lui era un poco condizionato dal PC perché... Ha dipinto i funerali Togliatti, ha dipinto innamorato delle cose altri, per esempio la fucilazione, quella è di Goya, non è sua, è di Goya la fucilazione, non è sua, insomma, per uno che conosce sa la provenienza, la deposizione è quella, viene da Pirandello, viene da Fausto Pirandello, viene non, i modelli ce li aveva Guttuso, aveva doti, capacità, tali, indubbiamente, però non era un manierista, ma insomma faceva arte dall'arte, ecco, faceva arte dall'arte. Quello che ha fatto Picasso in fondo, cosa ha fatto Picasso? Ha fatto arte dall'arte, quindi solo che ha avuto quella forza, quel coraggio, quella intuizione di fare delle cose che mai viste al mondo. Proprio con l'evoluzione della forma e ha dipinto con i colori, con i pennelli fino alla tomba. Non ha mai usato altri materiali, non ha cercato la tecnica. Lui diceva: io non cerco, trovo. Qualsiasi cosa veniva fuori sotto mano: uno scatolo diventava opera d'arte, una pietra diventava opera d'arte, un pezzo di legno scolpito diventava opera d'arte. Qualsiasi cosa veniva sotto mano era arte per Picasso. Quindi, questo. Noi oggi stiamo parlando di arte in genere, non della sua commercializzazione, perché
All'interno di questo contenitore non interessa parlare del commercio che riguarda l'arte, ma creiamo fermento con questa trasmissione intorno all'arte, e dal fermento viene il resto, comunque. Questo è importante. È importante che ci siano, che ritornino i salotti culturali che un tempo c'erano ed erano bellissimi. Ed erano bellissimi intorno all'arte, ci si incontrava nei salotti, almeno io non c'ero. Il bar degli artisti, adesso il microfono, il microfono, il microfono. Ci siamo così chiusi, barricati in noi stessi, e chiaramente è un peccato vedere in un paese che non c'è il bar dove si riuniscono gli artisti. Che possono parlare. Eppure ci sono gli artisti. Adesso siamo ora comunque individualisti. Si stanno formando ognuno molte associazioni. Ognuno lavora per conto proprio. Non c'è tempo per dialogare, per incontrarci, per creare questi dibattiti, perché attraverso questi dibattiti poi venivano, scaturivano delle correnti, esatto, delle discussioni. Un nuovo modo di vedere, si associava. Adesso ognuno viaggia per cavoli suoi. Alla fine ci incontriamo in queste mostre, c'è questo frastuono, però alla fine manca quella sostanza che parla sempre il professor Tanghi, che manca quella sostanza, probabilmente perché si parla poco. Si parla poco. Si dialoga poco. Specialmente intorno al mondo dell'arte, è importante parlare intorno al mondo dell'arte. Sì. Perché ecco, dal pensiero e dalle parole escono fuori i progetti. E i progetti diventano realtà. Diceva l'amico Alessandro. Sono lavori che possono essere recepiti o non recepiti, naturalmente, dipende da chi si avvicina all'opera, indubbiamente. Ma non volevo dire questo, volevo dire un'altra cosa. Non ci perdiamo, stiamo concludendo. Ogni artista cerca di dare, non attraverso la carne, ma attraverso lo spirito, vero? Attraverso lo spirito. Sì. La spiritualità. Cioè, spiritualizzare la materia. Proprio questo è il termine esatto. Forse potrebbe spiritualizzare la materia. Un modo per entrare in un'altra dimensione. Quindi, se uno riesce a spiritualizzare la materia, a fare della materia qualche cosa di straordinario, ha fatto arte. Metterci l'anima, esatto. Diceva l'amico Alessandro, dice, d'accordo, però ecco, pensiamo per un attimo se non ci fossimo stati noi, dico noi che noi piccoli... O altri al vostro posto, insomma. Ma no, dico, queste grosse personalità che hanno lasciato un segno indelebile, io parlo di pittura, di scultura, di architettura, di poesia, di teatro, di cinema, di scienza, di tutto, questo grosso contributo che si dà al mondo, un grosso contributo, se non ci fossero state queste persone che davano questo contributo, personalmente, singolarmente, ognuno di loro, che cosa potremmo raccontare? Possiamo raccontare noi dell'Ottocento, perché sappiamo chi è vissuto nell'Ottocento, chi ha dato il massimo nell'Ottocento, possiamo dire ancora oggi chi ha dato nel Novecento, e certo sapranno poi nel 2000 tutti quelli che hanno operato bene nel 2000, nel XX secolo. Quindi l'artista opera nella misura in cui crede, nella misura in cui vede, senza porsi dei problemi. Piace o non piace un pezzo al mondo? Niente. Si vende o non si vende? Non ha importanza. Niente. Ecco, lui scrive col colore e incide sulla pietra quello che sente, quello che ha dentro. Punto. E su questo siamo d'accordo. Ma posso dire una cosa? Sì. Avete conosciuto Giuda? Non ne parliamo. Pittore Giuda. Prima che stava male, io lo andai a trovare, e lui aveva molta stima di me, questo Giuda, e io d'altronde anche di lui. Però gli chiesi, maestro, dico, ma parlami dell'arte, sapevo che stava agli ultimi momenti, ma volevo sapere proprio alla fine che cosa potesse dire. Che cos'è un artista? E come è definito? E lui disse, io mi sento un pesciolino. Certo.
Io mi tuffo nell'acqua, vado in fondo, pesco una pietra, la porto a galla, quella è la mia gioia, che gli altri puoi la prendere, poi mi ributto di nuovo dentro, certo, a pescare un'altra pietra e portarla su. Certo, sono parole giuste. Mi ha talmente quindi commosso. È un infinito, è l'arte infinita, no, come il mare, è profonda. Tu devi andare alla ricerca e lanciare. L'arte è profonda. Parlando del mare. Alla fine poi non è nostra, l'arte è degli altri. Parlando del mare, ecco, vorrei dedicare un piccolo spazio a un pittore che non è qui perché lui è l'Eccise. Ci ha donato un quadro che è lì in fondo per terra, se possibile. Lui è Oronzo De Matteis, il pittore degli oceani. Vi leggo uno stralcio di alcune parole dedicate a lui da Emanuele Chimienti, direttore dell'Ipsas di Lecce. La vera arte pittorica, a mio avviso, non è né metafotografica, riproduzione della realtà sensibile, né eccessivo simbolismo, perdita nella irrealtà fantastica, ma quella che riesce a congiungere la realtà con il suo significato profondo, irreale. La vera arte è dunque quella che sa captare contemporaneamente con gli occhi del corpo e con le antenne dello spirito, unendo e comunicando la superficie del dato con l'emersione del suo senso emotivo profondo. È questa l'alta qualità delle opere del maestro De Matteis, il quale sa infondere nei suoi oceani e nei suoi paesaggi la vita e la potenza degli elementi, catturando immediatamente il fruitore, il quale inavvertitamente entra nei quadri, magari identificandosi in un gabbiano, e incomincia a pulsare con quella medesima forza vitale che palpita sia dentro che fuori di sé. Firmato Emanuele Chimienti, direttore dell'Ipsas di Lecce. Se possiamo far vedere, ecco, le onde. Sì, è un oceano, c'è anche un po' di terra comunque, che purtroppo non è qui. E ogni anno, appena inizia via Nazareth, sulla destra, è sempre là, con i suoi oceani. Vero, Franco? Sì, da quanti anni? Sì. Da quanti anni? Da 4-5 anni. Da 4-5 anni, sì, è sempre lì, Oronzo De Matteis. Sì. Lo vedo da 4 anni circa. Noi, come ogni volta che dedichiamo una trasmissione Piazza Affari all'arte, quindi al premio Via Nazareth, Franco la Monaca ci legge. Ecco, se puoi passare, ecco. Puoi leggere. La poesia. Sì, la tua poesia. Ogni anno cambia questa poesia dedicata a Via Nazareth. Vabbè. Quest'anno a Via Nazareth ci abbiamo aggiunto premio per i 20 anni. La leggo. Pregno d'emozioni, rapite alla storia, estroso il tempo mostra tesori, inneggiando muse onorate dall'arte. 20 anni all'incanto inciso su pietre, aleggianti poesia. Nel velo di luna adornata di stelle, zufoli d'oro arpeggiano sogni, rimando armonie, e nell'eco d'antiche voci, tramandate note hanno ancora vigore. E l'omaggio al premio Via Nazareth. Voglio aggiungere che quest'anno abbiamo fatto pure un annullo postale del ventennale. Sì. Ti consegno le cartoline ufficiali con il timbro. Grazie. Con l'annullo ufficiale. Ecco. Con l'annullo ufficiale, sì. Ecco, se possiamo farla vedere, sì, questa qua. C'è una cartolina che è un omaggio di Dvorak. Sì, sono due cartoline ufficiali del ventennale del premio Via Nazareth. Ecco, questa qua c'è anche dietro l'annullo postale. Sì, è raffigurata a Via Nazareth con un disegno a tratto. Ecco, così è dritta. Sì. Ecco, noi abbiamo concluso, dopo questo omaggio del premio Via Nazareth 1980-1999, e mi sono fermata qui, accanto a questa statua, che dopo aver guardato anche i quadri del maestro Zahis Azai, quella lì è la camera, che comunque, visto che sono anch'io molto legata a Dio e allo spirito, altrimenti non so proprio come, non credo proprio riuscissi a essere qui e a parlare e a ricercare dentro di me ed entrare dentro di voi e a comunicare. Ecco perché
sono molto in sintonia con la spiritualità che mi danno, proprio mi danno quei quadri di Zahi Sazai. E accanto a questa scultura del maestro Paolo Alessandro Fanizza di Trinitapoli, l'uomo che è legato alla terra, però ha questa voglia di volare e di toccare il cielo, di entrare nella sua vera dimensione dell'uomo, ed è quella di essere libero. Quello che è successo questa sera, c'erano degli esseri liberi, pensanti, ben pensanti o mal pensanti, come voi volete, punti di vista diversi, viva la libertà anche in quel senso. Quello che è accaduto questa sera, la diversità di pensiero, ma viene sempre qui comunque in questa emittente. Questa statua, questa scultura è molto bella perché esprime ciò che penso ognuno di noi ha dentro di sé, quella voglia di toccare, di librarsi nell'aria e di arrivare dove? Dove? Lo chiedo anche a voi e ponetevi anche voi questa domanda. Arrivare dove? Dove stiamo andando? Forse la cosa migliore che dobbiamo incidere nella nostra mente e nel nostro cuore, dobbiamo amare. Amiamo e in quel momento forse siamo vicini a una ricerca vicina alla, non alla fine, ma all'inizio di una nuova cosa. Cosa non lo so. Ogni volta è nuova, è diversa. Bene, arrivederci alla prossima volta. Ciao, con una nuova ricerca. Ciao.